Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura chiaramente parliamo dell'emergenza coronavirus, sono 8 i casi in Abruzzo, 6 già confermati anche dalle controanalisi dell'Istituto Superiore di Sanità. Ieri intanto è stato emanato il decreto governativo che tra le altre cose ha sospeso le attività didattiche nelle scuole e nelle università fino al 15 di marzo. Oggi all'Aquila vertice tra il governatore Marsilio e i prefetti delle 4 province. Vediamo insieme il punto del servizio. Chiuse le scuole e le università, sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, oltre a manifestazioni, eventi e spettacoli di ogni genere. Fermi anche i viaggi di istruzione didattica, partite di calcio a porte chiuse per i professionisti, mentre attività sospese nel campo dei dilettanti. Limitati anche gli accessi alle RSA per anziani, via alle modalità di lavoro agile e alle lezioni online. L'Italia, per usare una metafora automobilistica, scala 2 marce per cercare di contenere il contagio da coronavirus, con l'obiettivo di non gravare troppo sul sistema sanitario nazionale con un numero eccessivo di malati ospedalizzati, oltre che prevenire il contagio delle persone più fragili. Le misure prese, molte delle quali varranno come per il caso delle scuole fino a metà marzo, salvo proroghe, hanno pesanti ripercussioni sulla vita, soprattutto delle famiglie, ma sono una medicina necessaria, hanno sottolineato sia il presidente del Consiglio Conte nel suo discorso alla Nazione che i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rimesso il parere al Consiglio dei Ministri alla base della decisione presa. Dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo farlo insieme. E partiamo dal dato positivo. In Italia possiamo confermare che la grandissima parte delle persone contagiate guariscono senza conseguenze. Perché allora tanta preoccupazione, vi chiederete? Perché una certa percentuale di persone contagiate necessita di un'assistenza continuata in terapia intensiva. Questo significa che finché i numeri sono bassi il sistema sanitario nazionale può assistere efficacemente i contagiati, ma in caso di crescita esponenziale è evidente che non solo l'Italia, ma nessun paese al mondo potrebbe affrontare una simile situazione d'emergenza in termini di strutture, posti letto, risorse umane richiesti. Nella nostra regione sono 8 al momento i contagiati, tutti sotto controllo ed in isolamento nelle strutture ospedaliere. Ieri sera, al caso del professore Di Vasto, l'ultimo in ordine cronologico, si è aggiunta la sorella risultata positiva al primo tampone analizzato a Pescara. Nel bollettino mattutino la ASL di Chieti sottolinea che le condizioni dei pazienti ricoverati al San Pio sono buone, presentano entrambi tutti i sintomi della patologia in regressione, più spiccata nella donna già al momento del ricovero. Infatti si era presentata con un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia non severa. Intanto all'Aquila il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha tenuto un vertice con i prefetti delle 4 province per fare il punto della situazione alla luce del decreto governativo appena emanato. Continueremo tutti ad adottare, mi rivolgo molto anche ai cittadini, di adottare con serietà, di non prendere con leggerezza questa situazione, quindi di seguire dei consigli che sono stati dati dalle autorità sanitarie, quindi evitare gli assembramenti, lavarsi spesso le mani, adottare alcune misure di cautela, di distanza tra le persone, per gli anziani che sono magari più soggetti a altre patologie, perché il vero pericolo di questa influenza è che quando colpisce persone soggette da altre patologie che quindi hanno già l'organismo indebolito può svilupparsi in una maniera più virulenta fino a diventare addirittura letale. Adesso una notizia che riguarda i trasporti. È stato ripristinato il volo dell'Alitalia della mattina che collega Pescara a Milano Linate. Lo fa sapere la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Dunque si vola tutte le mattine 7 giorni su 7 con partenza da Pescara alle ore 8:20. C'erano state, lo ricorderete, diverse polemiche rispetto a questa decisione di Alitalia che secondo appunto la compagnia italiana era stata presa anche e soprattutto per il calo dei passeggeri dovuto al coronavirus, un provvedimento che però andava a gravare anche
sulla economia abruzzese. Un parziale ed immediato successo, secondo il presidente della SAGA Enrico Paolini, il quale parla di un'inversione di tendenza di Alitalia. Chiediamo un tavolo di coordinamento, prosegue Paolini, con il governo nella persona del ministro De Micheli e con il commissario per l'emergenza terremoto Legnini, oltre ai presidenti delle tre regioni colpite, Abruzzo, Marche ed Umbria, e i rappresentanti degli aeroporti che insistono sul territorio del centro Italia per delle proposte che possano migliorare il trasporto aereo di queste regioni. Proseguiamo ancora con il coronavirus, andiamo all'Aquila, l'ospedale si attrezza per fronteggiare questa emergenza, intanto i pediatri chiedono di avere tutti i kit di protezione. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. All'Aquila lo scenario è surreale, come in tutta Italia. Scuole chiuse, lezioni sospese sino al 15 marzo e didattica sospesa anche negli atenei. Stop a eventi, convegni, manifestazioni sportive, con palestre e piscine aperte, ma con l'obbligo di rispettare, come si dice, tutti i protocolli. Pur essendo la situazione in città sotto controllo, l'ospedale dell'Aquila si attrezza per poter essere pronto eventualmente se dovesse palesarsi un'emergenza sanitaria. Al momento rimane un solo caso accertato all'Aquila. Stiamo cercando di potenziare le strutture che già avevamo e migliorandola, ad esempio predisponendo a livello del blocco del G8, riattrezzando i posti di rianimazione di terapia intensiva che già erano in essere, quindi ci saranno 6 posti in più per fare una terapia intensiva di carattere comunitario, verranno riattivati anche tutti i posti letto previsti che erano nel G8 in maniera tale da poterli utilizzare sia per il coronavirus o eventualmente anche per le altre patologie, in maniera da rendere libere tutte le stanze che sono disponibili nel reparto di malattie infettive, che preciso sono il numero di 10, tutta pressione negativa. E possono essere tutte quante attrezzate anche per la terapia intensiva. Si è partito con la progettazione per realizzare una stanza per fare un triage a ridosso delle malattie infettive in maniera tale da poter dedicare la massima attenzione agli utenti che arrivano lì. Il medico di base e il pediatra in questa fase svolgono un ruolo essenziale, triage telefonici con la raccomandazione di non recarsi negli studi medici, saranno i medici poi a indirizzare i pazienti. E quindi li visitiamo in maniera protetta, pur non avendo purtroppo a tutt'oggi il materiale adatto, i kit di protezione adatto, e l'ho segnalato più volte all'ASL, ci siamo dovuti organizzare in maniera autonoma, anche in maniera non proprio eccelsa, perché non abbiamo tutti quanti ha avuto la possibilità di procurarci questi materiali, quindi la mascherina, gli occhiali, i guanti eccetera, e stiamo facendo un lavoro di front office, quindi il primo screening raccomandiamo vivamente la popolazione di non recarsi negli studi medici, ma il primo filtro sono i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, poi sarà il medico a sapere e a dare il consiglio su come, dove e quando sarà effettuata la visita. Adesso invece ci spostiamo a Teramo. In applicazione alle misure sanitarie che abbiamo visto già in precedenza varate dal governo, in provincia di Teramo si blocca praticamente tutto o quasi, oltre alla chiusura delle scuole e delle università, come abbiamo già sentito, saltano i mercati rionali e la fiera di San Giuseppe, in forse anche la fiera dell'agricoltura a Piano d'Accio, prevista tra il 12 e 14 di aprile. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Applicate immediatamente in provincia di Teramo le misure straordinarie varate dal governo per contenere i contagi da coronavirus. Da oggi fino al 15 marzo è disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado. Resta invece al lavoro il personale ATA. Stessa linea per l'Università e gli Studi di Teramo, dove il rettore Dino Mastrocola ha sospeso lezioni, esami e sedute di laurea. Inoltre rimarranno chiuse al pubblico la segreteria studenti, le biblioteche e le sale studio. Si conferma inoltre lo stop a convegni, meeting, congressi e manifestazioni in tutte le sedi dell'Ateneo. Per quanto riguarda il comune di Teramo, il rinvio più doloroso è stato quello della tradizionale fiera di San Giuseppe, che si sarebbe dovuta svolgere domenica 15 marzo. Salta anche il mercato del sabato. L'assessore teramano Antonio Filipponi, con una nota, ha reso noto che sono stati sospesi anche gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali.
teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. A Giulianova il sindaco Ivan Costantini, in merito alla prevenzione sanitaria da coronavirus, ha disposto fino al 15 marzo prossimo anche la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali e degli impianti sportivi. Resta aperto al pubblico solo l'ufficio anagrafe per i servizi di stato civile. È prevista anche la sospensione di tutte le manifestazioni sportive. Sono autorizzati unicamente gli allenamenti a porte chiuse delle squadre a livello agonistico. Inoltre, seguendo le linee disposte dal decreto, Costantini comunica la sospensione del consueto mercato rionale del giovedì sul lungomare Zara di Giulianova. Per quanto riguarda i nidi, oltre a quello comunale Arcobaleno, è disposta la chiusura anche di quelli privati e autorizzati. Infine, a Teramo si teme anche per la possibilità di svolgere regolarmente la Fiera dell'Agricoltura, prevista dal 12 al 14 aprile, una manifestazione che ogni anno porta in città migliaia di visitatori da ogni parte d'Italia. Adesso andiamo in Molise, precisamente a Termoli, dove è stato deciso di chiudere il pronto soccorso del San Timoteo. Vediamo. Siamo a Termoli davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, ospedale che da questa mattina è stato chiuso al pubblico. Una situazione surreale quella che si sta vivendo in queste ore all'ospedale, che è praticamente vuoto. Sono stati chiusi gli ambulatori, sono state rinviate le visite specialistiche, è stato chiuso il laboratorio analisi che rimane aperto solo ed esclusivamente per le emergenze, sono stati chiusi anche i reparti. Ai reparti non possono accedere i parenti per le visite. E sono reparti chiusi anche allo stesso personale sanitario, quindi contatti ridotti al minimo. Per quanto riguarda invece i casi accertati a Termoli, appunto è stato confermato che al momento sono 4, di cui 3 sono operatori sanitari. 2 di questi, moglie e marito, erano rientrati al lavoro lunedì dopo un periodo di ferie senza sintomi. L'altra persona contagiata è la figlia. Per questo motivo l'ASREM ha disposto, proprio per i contatti avuti sull'ambiente di lavoro, dei tamponi che si stanno effettuando qui all'ospedale al personale, quindi medici e infermieri che in questi giorni sono venuti in contatto con la famiglia. Dovevamo fare una visita pneumatologica. Non l'avete fatta? Sì, che stiamo prenotate e oggi doveva fare la visita. E... Che vi hanno detto? Gli hanno detto niente, non ci hanno fatto entrare e basta. Chiuso perché io non ritirerò gli esami, quindi... Era venuto per quello, per ritirare gli esami? Ritirare gli esami, purtroppo. Che le hanno detto? Quando può tornare? Non si sa. È chiuso, tutto chiuso, non si possono ritirare le analisi, neanche fare le impegnative. Le hanno detto qualcosa su quando tornare? No, sta il receptionist con la mascherina e tutto bloccato. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento con la cronaca giudiziaria che ci riporta nella nostra regione. Il GIP di Pescara Elio Bongrazio ha archiviato le denunce presentate dall'allora capo della squadra mobile di Pescara Pierfrancesco Muriana nei confronti di 3 carabinieri forestali nell'ambito della vicenda del presunto depistaggio per l'inchiesta sulla sciagura di Rigopiano. Muriana aveva ipotizzato falso ideologico e materiale da parte degli investigatori su questa tragedia. Adesso è stato aperto un fascicolo proprio sull'ex capo della squadra mobile di Pescara. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Altro colpo di scena nella vicenda Rigopiano. Infatti, nella giornata di oggi, il GIP di Pescara Elio Bongrazio ha archiviato le denunce presentate dall'allora capo della squadra mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana, nei confronti dei carabinieri forestali. Nella denuncia, Muriana aveva ipotizzato falso ideologico e materiale da parte degli investigatori in merito alla vicenda delle telefonate fatte dal cameriere dell'hotel Rigopiano Gabriele D'Angelo alla prefettura di Pescara proprio la mattina del 18 gennaio, giorno della tragedia, dove persero la vita 29 persone. Nelle 4 pagine il giudice spiega come per il falso materiale non esistano elementi per sostenere l'accusa e che, continua Bongrazio, non vi è alcun elemento che possa corroborare l'ipotesi dolosa delineata dal denunciante. Dunque le perizie informatiche hanno smentito le accuse di Muriana nei confronti del tenente colonnello Anna Maria Angelozzi, del maresciallo Carmen Marinacci e dell'appuntato Michele Brunozzi, per cui non ci fu nessuna manomissione o falso nella trasmissione di documenti informatici. Il GIP Bongrazio ha dunque accolto
accolto la richiesta di archiviazione dei PM Mantini e Campochiaro, che nel loro documento avevano già sottolineato come la denuncia di Muriana sia frutto di una personalissima e sindacabile ricostruzione, che appaiono, alla luce delle concludenti risultanze procedimentali, anche di valenza inspiegabilmente denigratoria in danno degli indagati. Bongrazio annuncia poi che sulla vicenda è aperto un altro fascicolo d'inchiesta con altri indagati. Andiamo avanti a Pescara e polemica sulla votazione in consiglio comunale dell'iniziativa Un albero per ogni bambino mai nato. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Noi proprio qualche giorno fa abbiamo fatto delle iniziative legate alla Shoah, alle foibe e cose di questo genere. 45 milioni di morti l'anno. È una tragedia che, insomma, in qualche maniera dovrebbe farci un po' riflettere, un po' tutti quanti. Queste le parole del consigliere comunale di Pescara, Adamo Scurti, che hanno suscitato non poche polemiche. Paragonare all'olocausto, all'interruzione volontaria di gravidanza, è un'offesa a migliaia di donne che hanno dovuto fare ricorso per varie ragioni all'aborto. Il consigliere di Pescara Futura, insieme al collega di partito Sabatino Andrelli, ha proposto di piantare un albero per ogni bambino mai nato, un albero cioè per ogni aborto. Credevamo di dare un significato, anche un simbolo, perché una pianta anche per un albero per tutti i bambini non nati non credo sia un qualcosa di deplorevole. La nostra sensibilità è legata proprio a questa situazione, a cui non c'entra niente la legge 194, perché oltretutto una mozione non può sorpassare una legge nazionale, assolutamente. Quindi il nostro intento era molto più, diciamo, tranquillo. La legge 194 del 1978 è quella che legalizza l'aborto in Italia. Fu approvata solamente al culmine di anni e anni di movimentazione delle donne che pretendevano di poter decidere loro sul proprio corpo e di intaccare quella cultura patriarcale che tutt'oggi fatichiamo a scrollarci di dosso. Prima del 78 in Italia migliaia di donne l'anno morivano durante i tentativi di aborto clandestino, che avveniva tramite l'ausilio di decotti al prezzemolo e aghi da calza. Ma Scurti insiste, l'aborto è una tragedia. L'ho detto in consiglio comunale, è una condizione che per me personalmente è una tragedia. In sostegno ai consiglieri di maggioranza è giunto il forzista Alessio Di Pasquale, che in un comunicato stampa ha definito le femministe sonnacchiose paladine del presunto diritto non a essere madre, ma a togliere la vita al proprio bambino. L'aborto volontario, ha dichiarato Di Pasquale, nasconde ragioni di disagio e di solitudine della donna. E le polemiche non risparmiano neanche il centrosinistra pescarese. La mozione è infatti passata senza alcun voto contrario. È evidente che i politicanti locali soprattutto si sono preoccupati di prendere i voti dell'associazionismo cattolico, che noi un antipasto di questo rapporto clientelare lo avevamo già avuto quando la giunta D'Alfonso stava per ridurre i fondi per i consultori pubblici per finanziare le attività delle associazioni antiabortiste. Alcuni esponenti dell'opposizione hanno anche votato a favore, tra loro c'è Marinella Sclocco. Occorre specificare però che nella mozione non si fa riferimento all'interruzione di gravidanza volontaria, ma a quella spontanea volontaria, una formula ambigua che forse fa riferimento solamente agli aborti involontari. Ed è questa l'interpretazione colta dall'ex candidata sindaco, che chiede scusa per una votazione che sarebbe frutto di un malinteso o magari di un metodo approssimativo. Il bambino mai nato, il bambino che muore per aborto spontaneo, non c'entra niente l'aborto volontario, non c'entra niente la 194, però chiedo scusa, ripeto, se qualcuno ha potuto pensare che noi votassimo per una mozione contro la 194, che non è questa la verità. Mi sono resa conto che probabilmente un tema del genere non può essere trattato in una mozione, non può essere trattato in una mozione di consiglio comunale, ma va trattato con calma, con lentezza, con serietà. Andiamo avanti. La Regione Abruzzo ha approvato nella giornata di ieri la mappa delle zone economiche speciali. Adesso la palla passa al Dipartimento di Sviluppo Economico per l'implementazione del piano strategico. Vediamo.
Dopo mesi di ritardo, attribuibili a responsabilità del governo, con questo ultimo atto approviamo finalmente e definitivamente il nuovo piano strategico della zona economica speciale della regione Abruzzo. Così il presidente della regione Marco Marsiglio e l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febo hanno commentato a margine della giunta l'approvazione del nuovo piano strategico della ZES. Adesso, dopo le dovute modifiche apportate oggi, la regione dichiara di essere pronta a rinviare al Dipartimento Sviluppo Economico l'implementazione del piano strategico della ZES attraverso l'individuazione delle particelle catastali corrispondenti alle singole aree ricomprese nelle zone individuate nella istituendo zona economica speciale. L'Abruzzo merita di essere messo al pari delle altre regioni del sud che hanno la ZES già approvate, spiega Marsiglio e Febo. Con difficoltà siamo riusciti a portare a termine un iter che nel suo percorso amministrativo ha dovuto superare ostacoli di carattere burocratico causati dall'inerzia del governo 5 Stelle prima e PD in seguito. Sempre secondo la giunta di centrodestra regionale, svariati mesi potevano essere recuperati se il Ministero per il Sud avesse per tempo preso in considerazione le osservazioni di Ferdinando Ferrara, responsabile del Dipartimento per le politiche di coesione, e se successivamente il Ministero del Sud non avesse dimenticato in un cassetto la lettera del MEF, riemersa solo dopo un sollecito del presidente Marsiglio nei confronti del viceministro Misiani. Ricordo come solo nel mese di novembre abbiamo appreso dal direttore del Dipartimento della Coesione che le osservazioni ministeriali sulla proposta della ZES della Regione Abruzzo erano pronte già da molti mesi, ma che l'ex ministro Lezzi non ce le aveva inviate. Abbiamo pagato a caro prezzo questi ritardi, visto che oggi si conclude da parte della Regione l'iter complessivo e si attende l'ultimo atto del governo. Continueremo, concludono Marsiglio e Febo, a tallonare i ministeri competenti e il governo perché l'Abruzzo abbia le risposte che si aspetta e soprattutto in tempi certi. Torniamo a Pescara, dove ieri si è svolto un vertice di maggioranza sul progetto di realizzazione delle tre corsie su Viale Marconi, progetto che è passato con il sì fortemente voluto dal sindaco Masci, anche se restano le divergenze nel centrodestra. Il servizio. Viale Marconi avrà la terza corsia. Dopo il vertice di maggioranza che si è svolto ieri pomeriggio presso il comune di Pescara, è stato lo stesso sindaco Carlo Masci a dare l'ultima parola per non fermare il progetto. Da una parte c'era la volontà, quella dell'assessore alla mobilità Luigi Albo Remascia, di non voler perdere il finanziamento di 1,3 milioni di euro. Dall'altra parte quella degli assessori e consiglieri della Lega che, seppur favorevoli al progetto, volevano salvare a tutti i costi 96 posti auto su una delle arterie principali della città adriatica. Al tavolo di confronto, la Lega, come annunciato già nei giorni scorsi, ha presentato un progetto alternativo con due corsie per gli autobus in entrambe le direzioni, restringimento dei marciapiedi a 2 metri e nessuna cancellazione dei posti auto. In aggiunta a questo, sempre nel pomeriggio, la Lega ha presentato la proposta che riguarda un percorso per il filobus che andrebbe ad unire la strada parco a Viale Marconi tramite un passante nell'area di risulta, senza andare ad intralciare ulteriormente corso Vittorio Emanuele. La fattibilità dell'opera alla fine ha fatto decidere il primo cittadino ad andare avanti così come il progetto è nato, ovvero con tre corsie di cui una riservata a bus elettrici, visto che per la realizzazione del progetto presentato dalla Lega occorrerebbero 1 milione in più e nuove valutazioni. A scendere in campo non solo la politica ma anche l'associazione dei ciclisti FIAB Pescara Bici, che ha diffidato il sindaco Masci, l'assessore Mascia e il Ministero dei Trasporti e dell'Ambiente per l'assenza nel progetto di un percorso ciclabile. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Montesilvano per vedere l'apparizione al Porto Allegro di Elettra Lamborghini. Qui a Montesilvano, Porto Allegro 2.0, chi arriva? Chi arriva? No, no, no. Tutto quello che resta quando penso a te, musica resta sul mare.
che ha bypassato il pericolo coronavirus? Sì, per fortuna la voglia di stare insieme e comunque di condividere un momento così importante è stata forte, più forte di qualunque tipo di paura o di dubbio. Quindi la volontà di incontrarsi, di passare momenti intensi e felici è stata superiore alla paura sicuramente. Questo momento ci sembrava una delle persone più fresche e solari del palcoscenico della scena italiana, quindi abbiamo ritenuto una delle persone che ci potesse rappresentare, essendo il nostro nome Porta Allegro. Lei sicuramente è allegra, spensierata come noi, e quindi ci piaceva questo momento fare un evento del genere. Quali sono i prossimi eventi di Porta Allegro? Porta Allegro organizza eventi tutti i fine settimana e legati comunque alla famiglia e anche comunque eventi come questo di oggi. A brevissimo sicuramente avrete novità in merito. Chissà cosa ne pensa l'Istituto Superiore di Sanità, visto l'assembramento di persone e insomma i rischi di contagio da coronavirus. Comunque cambiamo argomento adesso con lo sport, che apriamo parlando di calcio di Serie B, certo con note non felici per quanto riguarda il Pescara, che esce sconfitto nel posticipo della 27esima giornata al Picco di La Spezia. Un Delfino con tante assenze capitola contro l'11 di Italiano. L'autorete di Scognamiglio e la rete di Giasi condannano i biancazzurri al 12esimo stop stagionale. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Senza 10 giocatori il Pescara cade per 2-0 al Picco di La Spezia al termine di una gara dominata dai Liguri, che hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo. Chiedere di più di una squadra così ai minimi termini era forse troppo, ma la rendevolezza palesata dalla formazione adriatica nel secondo tempo non è un bel segnale in vista della gara di Benevento. Al Picco le Grottagli è costretto a cambiare formazione per le tante assenze. Biancazzurri in campo con il 4-3-3, a centrocampo ci sono Palmiero, Bruno e Melegoni, al centro dell'attacco Maniero con Galano e Clemenza esterni. Lo Spezia risponde con lo stesso modulo che vede Bidawi, Galabino e Ghiasi come terminali offensivi. L'allarme coronavirus tiene lontano il grande pubblico dal Picco, dove ci sono circa 4.000 spettatori, fra cui una trentina di tifosi pescaresi. Al settimo Ghiasi se ne va sulla destra e crossa centroarea per Maggiore, che di prima mette a lato. Al nono minuto ancora l'attaccante Ghiasi ci prova dei 20 metri con Fiorillo che para a terra. Passano 60 secondi e c'è un contropiede del Pescara con Galano che entra in area ma calcia poi a lato. La formazione di casa, come prevedibile, a fare la gara con i biancazzurri pronti a ripartire in contropiede. La squadra di Vincenzo Italiano attacca sfruttando la velocità dei suoi giocatori, con Drudi e Palmiero già ammoniti nei primi 20 minuti. Al 23esimo nuova fiammata con gli Aquilotti e ancora con Maggiore, pericoloso, che mira all'angolino, e con Fiorillo che è prodigioso mandando il pallone in calcio d'angolo. Attacca la squadra ligure con i biancazzurri che però resistono. Fra i più insidiosi tra i padroni di casa c'è Maggiore, che ci riprova anche al 32esimo trovando la respinta con i pugni dell'estremo biancazzurro. Poi cala la pressione dei locali, così il primo tempo si chiude a reti bianche. In avvio di ripresa però alla prima vera azione i padroni di casa passano in vantaggio con una sfortunata autorete di Scognamiglio, che per anticipare Ghiasi mette la palla nella sua porta. Delfino sfortunato e sotto di una rete al Picco, con i biancazzurri costretti ora a rincorrere in una sfida già complicata per via delle tante assenze. E così al 14esimo Fiorillo dice no a Maggiore prima del raddoppio di Ghiasi. Al 15esimo per la squadra abruzzese diventa ora titanica l'impresa di evitare la sconfitta al Picco, anche se al 19esimo c'è una buona opportunità per Drudi in area spezzina sugli sviluppi di un angolo con il pallone che termina sopra la traversa. Ma nello Spezia c'è un Maggiore scatenato che sbaglia ancora però il gol al 23esimo con Fiorillo ancora bravo a respingere. Passano 2 minuti e arriva l'esordio stagionale di Bojinov, che entra al posto di un evanescente Maniero. Le cose però non cambiano, anche se al 27esimo Galano l'occasione in contropiede, forzando però la conclusione e mandando il pallone alto dai 20 metri. Il finale di gara non regala grosse emozioni, con le Grottaglie che sostituisce l'attaccante ex Bari e Foggia con il baby Pavone, e con il pensiero che va già al match di domenica prossima in casa della super capolista del torneo Benevento. Al 41esimo si vede proprio Bojinov in area spezzina, ma il giocatore del Pescara si gira bene mettendo poi il pallone sopra la traversa. Poi solo Accademia dello Spezia prima del triplice fischio finale di Pezzuto di Lecce, che certifica una sconfitta meritata del Delfino in terra ligure.
Adesso la Serie C, la Lega Pro recepisce le indicazioni del governo e chiude l'accesso agli stadi per i tifosi. 5 gare del girone C saranno a porte chiuse col Teramo che domenica affronterà la Virtus Francavilla in un Bonolis completamente vuoto. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo giocherà le prossime 5 gare a porte chiuse. Questa è la conseguenza del decreto firmato nella serata di ieri dal Premier Giuseppe Conte. Sono sospesi infatti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolte in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito nei comuni diversi dalla cosiddetta zona rossa lo svolgimento di eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti all'interno di impianti sportivi che però saranno a porte chiuse all'aperto ma senza la presenza di pubblico. Dunque, chi potrà entrare all'interno degli impianti? Oltre agli arbitri, ai calciatori e agli altri componenti, lo staff tecnico, medico e dirigenziale delle due squadre, ci saranno gli operatori dell'informazione preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 75. Poi il personale tecnico con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara nel numero massimo di 50. I raccattapalle, i manutentori del campo, i presidi tecnici, video e audio, gli operatori di pulizia delle aree interessate, i tecnici dei broadcasters, inoltre gli incaricati della Procura federale, i delegati Lega, i medici antidoping, gli osservatori arbitrali e l'organo tecnico della CAN-C, gli addetti della pubblica sicurezza, gli steward previsti nelle aree interessate, i vigili del fuoco e gli operatori di pronto soccorso, secondo le indicazioni approvate dal GOS. Resta inteso che non ci saranno né interviste né conferenze stampa post gara e qualunque cerimonia prepartita sarà da effettuare senza la presenza di bambini e o accompagnatori. Dunque già a partire dalle sfide di domenica pomeriggio la Lega Pro riduce e si adegua alle disposizioni governative. Non si ferma ma limita fortemente l'accesso al campo di gioco solamente a coloro che lavorano sull'evento stesso. 5 gare per il Teramo partendo dalla sfida coi pugliesi di domenica fino alla trasferta al Liberati di Terni del prossimo 29 marzo, visto che il decreto ha efficacia fino al 3 aprile. Tra questi due match anche la doppia trasferta Caserta e Bisceglie e la sfida casalinga contro il Picerno nel turno infrasettimanale del 25. Sarà un cammino senza pubblico per il Diavolo, che dovrà giocarsi uno scontro diretto in piena regola senza il sostegno dei propri tifosi. Poi si capirà se l'emergenza sarà già alle spalle oppure se sarà un finale di torneo atipico, quello che porterà alla chiusura nell'ultimo weekend di aprile. E il coronavirus influisce anche sui dilettanti dopo gli annunci nei giorni scorsi degli stop ai gironi B, C, D, E, F. La 27esima giornata di Serie D prevista per questo weekend è stata rinviata interamente a data da destinarsi. La decisione del Dipartimento Interregionale, che ha disposto anche l'annullamento dei recuperi programmati dall'11 marzo al 1 di aprile, un nuovo calendario sarà comunicato la prossima settimana, segue le indicazioni del decreto firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nello specifico è considerato che, vista l'imminenza delle gare, le associazioni e le società sportive non avessero il tempo tecnico necessario per effettuare i controlli ai propri tesserati, così come richiesto dal decreto. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la seconda puntata di Velo, trasmissione condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini e interamente dedicata al mondo della bicicletta. Vi auguro una buona giornata.